Della chiesa di Santa Maria delle Grazie, e io di là ho visto veramente affluire fiumi di gente, la beatificazione prima e la canonizzazione poi di Padre Pio. Mi veniva in mente questa scena di Gesù che guarda la stessa viscerale confusione. Non la prova però il figlio maggiore, che rimane fuori, non partecipa alla festa, non condivide la gioia del padre per il figlio. Allora vi auguro una giornata serena di preghiera e di riflessione. La trascende, pur non negando, ma mettere in pratica questi principi bastardi. Fonda il cuore, non solo della comunione.
Maria Vergine e Madre. Benedetto San Giuseppe, suo castissimo sposo. Benedetto Dio nei suoi angeli e nei suoi santi.
sorelle, dopo aver vissuto questa mattina della preghiera, dell'ascolto, questo pomeriggio vogliamo celebrare l'Eucaristia per elevare a Dio Onnipotente la nostra lode e la nostra preghiera. Di Padre Pio e della Madonna delle Lacrime vogliamo chiedere il perdono del Signore su di noi, sulle nostre colpe, sulla nostra vita. Dio Onnipotente abbia misericordia di noi, perdoni i nostri peccati e ci conduca alla vita eterna. Signore Cristo, pietà, si cedi a tutti noi di trovare grazia davanti a Te, perché possiamo condividere fino in fondo il calice della Tua volontà e partecipare pienamente alla morte redentrice del Tuo Figlio. Egli è Dio e vive e regna con Te nell'unità dello Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli. Mi dispiace interrompere la celebrazione eucaristica, pensavo che l'inizio fosse delle ore 16 e quindi sono venuto con serenità. Sono arrivato al momento giusto. Prima ricordiamo, credo che Papa Francesco ci ha detto qualche anno fa, le lacrime di Maria e ci fanno pensare alla tenerezza di Dio. Se una madre, prima donna, ci ha dato questo segno, Signore che è Padre di misericordia, certamente gode, gioisce, soffre per ciascuno di noi perché tutti ci vuole abbracciare nella sua misericordia. Con Sua Eccellenza, credo di salutare il Padre Francesco Laporta come coordinatore regionale, non so se c'è qui anche il coordinatore diocesano di Maurizio, sì, di quelle diocesane, perché desidero che anche tutti i gruppi che ci sono qui oggi si riprendano. Abbiamo bisogno sempre di trovare fuori proposte. Proprio in questa settimana vi benedica chi è con voi e il vostro cammino. Grazie.
anche questo in memoria di me. Misericordia, donaci di aver parte alla vita eterna, insieme con la Beata Maria, Vergine Madre di Dio, con San Giuseppe suo sposo, con gli Apostoli e tutti i Santi che in ogni tempo ti furono graditi, e in Gesù Cristo, tuo Figlio, canteremo la tua gloria. Per Cristo, con Cristo e in Cristo. Noi Maria, prego.